Salve a tutti, in questo nuovo video analizzerò alcuni aspetti tattici all'interno della partita tra Giappone e Spagna 2-1, partita valida come la terza giornata del gruppo E. Gli argomenti del video sono disposizione nelle due fasi, di possesso e non, distanze dei reparti, uscite per pressing e pressione. La squadra analizzata è il Giappone. Qui possiamo vedere le due formazioni ufficiali, Spagna con il consueto 4-3-3, Giappone con un iniziale 3-4-3. Come possiamo vedere, all'interno della fase di possesso del Giappone, la disposizione iniziale dei nipponici è 3-4-3. All'interno della manovra offensiva, l'esterno Kamada ritorna al centrocampo per recuperare palla. Il riferimento centrale è Maeda. Passiamo alla fase di non possesso. Come possiamo vedere, quando la Spagna manovra, su Busquets, che è la fonte del gioco, è stata creata una gabbia a forma di quadrato, composto da Maeda, Kubo, Morita e Kamada. Questa schermatura è costante e si muove insieme al play della Spagna. Questo serve per limitare il play della Spagna, che è il giocatore probabilmente con il tasso tecnico e la visione di gioco più elevata della sua nazionale. Un altro compito di questa gabbia è anche quello di schermare le mezzali. Quando l'attaccante centrale Maeda si trova davanti a Busquets, i compagni si allineano formando un centrocampo a 4. I due esterni, Kubo e Kamada, sono anche coloro che si occupano del pressing laterale. Il Giappone non è una squadra che fa un pressing a tutto campo, infatti in maniera ordinata e raccolta si trova nella propria metà campo. Le uscite vengono effettuate sui terzini una volta che superano il centrocampo. Qui possiamo vedere i due centrali della Spagna che vengono lasciati liberi di giocare uno contro due. Appena la palla sta per superare il centrocampo, si attivano i quattro del centrocampo nipponico. L'obiettivo è quello di mandare l'avversario al centro, dove possono trovare la schermatura. Da notare come la squadra del tecnico Moriyasu sia cortissima, praticamente schiacciata in una ventina di metri. Questa tattica serve ad impedire il consueto fraseggio corto della Spagna, soprattutto per le vie centrali. La Spagna, non trovando varchi, è costretta a giocare in ampiezza. Se il video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, lascia un like. Iscriviti al canale e condividilo sui tuoi canali social.